Nome. Stefano. Paolo. Cognome. Covino. D'Avanzo. Professione. Sono un astrofisico. Ricercatore astronomo. Perché ti stanno intervistando? Perché ho avuto la fortuna e il privilegio di essere coinvolto in una delle più grandi scoperte, diciamo, dell'ultimo decennio. Perché abbiamo scoperto una cosa fichissima. Cosa stavi facendo il 17 agosto? Ero a casa con le mie bambine, Sofia ed Aurora, e facevo il papà. Nominalmente ero al lavoro. E saggiamente, cioè pensavo di essere stato saggio a scegliere di lavorare nella settimana in cui non ci sarebbe stato nessuno, quindi pensavo sostanzialmente di stare bello tranquillo a sistemare i miei 1000 arretrati. Mi sono completamente sbagliato. E cosa è successo? A un certo punto il cellulare, che è connesso a una rete di messaggi legati ad eventi astrofisici, ha cominciato a suonare all'impazzata, no? Uno capisce immediatamente che è successo qualcosa di importante e in effetti siamo stati informati che un'onda gravitazionale molto particolare, finora mai osservata prima, un certo genere di evento mai osservato prima, è stato rivelato. E ci siamo immediatamente adoperati, come si dice, per cominciare le prime osservazioni. La notte stessa, io e alcuni altri colleghi del nostro osservatorio di Brera, Paolo D'Avanzo, Sergio Campana e Andrea Melandri, abbiamo analizzato i dati ottenuti dal telescopio REM, che è un telescopio sviluppato proprio dal nostro istituto principalmente, e insieme con altri osservatori in giro per il mondo abbiamo immediatamente identificato la controparte ottica di questo evento. È successo che da qualche parte nell'universo, in una galassia vicina, a dirla tutta, due stelle di neutroni hanno cozzato l'una contro l'altra facendo un gran bel botto. E tu perché sei coinvolto? Perché sono, come si dice, il principal investigator, l'investigatore principale, diremmo, di un progetto di ricerca che con dei telescopi dell'Osservatorio Europeo dell'Emisfero Sud possiamo studiare eventi di questo genere. Sono coinvolto perché faccio parte di un gruppo di ricerca che per molto grosso, che per mestiere va a caccia di botti cosmici. È una cosa importante? È molto importante perché non è la prima volta che vengono rivelate delle onde gravitazionali, ma in questo caso è stata la prima volta che si è identificata una controparte, come si dice tecnicamente, elettromagnetica, cioè osservabile con telescopi di vario tipo. E questo ha permesso realmente di aprire nuovi orizzonti di ricerca in astrofisica. Parecchio importante. Cerco un attimo di spiegare perché. Le due stelle di neutroni stavano orbitando l'una attorno all'altra e col passare del tempo hanno perso sempre più energia, si sono avvicinate sempre di più e quindi a un certo punto si sono scontrate. Ora l'energia in qualche modo si deve conservare, quindi è stata emessa sotto forma di onde gravitazionali. Ora, onde gravitazionali erano già state viste prima di allora, prima del 17 agosto, ma erano sempre state emesse sempre da due oggetti che si scontravano, ma che erano buchi neri. Ora, il buco nero per definizione non si vede. Due buchi neri non si vedono più di un singolo buco nero. Quindi quelle onde gravitazionali sono state una cosa bellissima, una bellissima, meravigliosa conferma della teoria della relatività. Ma mancava un pezzo. Non si riusciva a vedere nessuna luce emessa da questo scontro, solo il segnale gravitazionale. Invece il 17 agosto noi abbiamo avuto l'evidenza che a scontrarsi erano due stelle di neutroni. E questo ce l'hanno detto i nostri colleghi delle onde gravitazionali. E a quel punto siamo scattati, perché ci siamo detti, se si scontrano due stelle di neutroni, allora c'è speranza, se puntiamo i nostri telescopi, di poter vedere qualcosa. È importante anche perché per la prima volta Virgo ha visto un segnale e quindi con tre interferometri è stato possibile localizzare molto bene da che direzione del cielo arrivava questo segnale. Quindi dove aveva senso andare a cercare l'emissione di luce. Abbiamo puntato i telescopi e effettivamente qualcosa abbiamo visto. Abbiamo trovato una galassia che sapevamo essere già lì e in questa galassia si era acceso un nuovo puntino, come se si fosse accesa una nuova stella. Noi col nostro telescopietto piccolo che sta in Cile, un gioiellino tecnologico che si chiama REM, tutto italiano, siamo stati tra i primi al mondo a vedere la luce ottica di questo fenomeno. Per chi è importante? Io direi per la conoscenza in generale. E poi perché dà risposta a diverse domande che gli astrofisici si fanno da molti decenni. Ad esempio, chi produce
gli elementi chimici più pesanti che noi osserviamo in natura. Beh, questa cosa è chiaramente importante per noi che facciamo questo lavoro, è una bellissima conferma delle nostre teorie, è una conferma del fatto che una cosa che sembrava assolutamente fuori portata di andare a cercare in grosse aree di cielo lago nel Pagliaio, invece è stato possibile farlo con una grande collaborazione. Ma mi verrebbe da dire che come ogni nuova scoperta scientifica è importante per tutti quanti in realtà, perché adesso ne sappiamo un po' più di prima e questa cosa di capire un po' meglio l'universo nel quale viviamo, una cosa che dà piacere a tutti, quindi sì, è importante per tutti quanti. Perché non lo avete detto subito? Perché esiste un accordo internazionale che scoperte di questo genere vengono comunicate solo dopo un certo periodo, che permette anche di controllare che tutto sia stato fatto bene, che non ci siano problemi, cose di questo genere. E questo accordo, come è noto, scade il giorno 16 ottobre. Perché ci avevano impiantato una capsula di cianuro in mezzo ai denti dicendo che si avrebbe rilasciato il veleno se avessimo parlato prima del tempo. Scherzi a parte, c'erano degli accordi di riservatezza tra i colleghi reputazionali e noi astronomi. L'idea è che solo una volta che gli articoli fossero stati pubblicati, gli articoli scientifici, e tutto confermato, avremmo dato l'informazione a tutta la comunità. Che cosa hai fatto in questi due mesi? Ho lavorato intensamente perché abbiamo condotto osservazioni, abbiamo ottenuto una grande quantità di dati di eccellente qualità e abbiamo dovuto analizzarli, studiarli quindi in dettaglio e poi preparare i risultati, descrivere i risultati che abbiamo potuto ottenere con queste osservazioni. Sono stati due mesi decisamente pazzeschi, con un sacco di lavoro da fare. Teniamo in conto che l'evento gravitazionale è esploso il 17 di agosto, ai primi di settembre stavamo ancora raccogliendo dati, per metà settembre, il 12 per precisione, l'articolo principale al quale ho lavorato è stato sottomesso, fine settembre è stato accettato. Ecco, per chi ha detto i lavori, questi sono veramente tempi record, il che vuol dire passare tutti questi due mesi dormendo poco, continuamente in teleconferenze, continuamente riducendo, analizzando dati, mettendo d'accordo le idee di tutti i colleghi che si mettono lì a rompersi la testa per cercare di trovare una buona interpretazione dei dati raccolti. Vincerai il Nobel? Non credo, però mi sono divertito veramente molto. L'hanno appena dato a chi ha visto le onde gravitazionali dell'anno scorso, quindi credo proprio di no, però mi vincerò una bella bevuta perché ci avevo scommesso con gli amici su questa cosa e questo mi basta.